amici, bentornati ancora una volta. Vi ricordate che un po' di tempo fa vi ho fatto vedere il primo Zool per l'Amiga CD32? Ebbene, avevo ignorato il seguito, che, a dir la verità, non ve ne parlerò dell'episodio del seguito numero 2 per CD32 che non hanno mai rilasciato, ma per un'altra console, Atari Jaguar. Potreste pensare che forse sia un titolo realizzato male, invece dovete ricredervi, anche se assomiglia molto ai già altri giochi a 16 bit. Potrà forse piacervi. Dopo il buon successo del primo Zool, rilasciato per i computer Amiga e per Mega Drive Super Nintendo, la Gremlin Graphics pensò di rilasciare un suo seguito nel 1993. Si chiamerà appunto Zool 2. Storia, meglio non parlarne, perché in pratica c'è sempre il nostro piccolo personaggio di Zool, che è una sorta di ninja che viene dalla nona dimensione e semplicemente deve sconfiggere una banda di cattivi che sta invadendo una sorta di mondo, ed è accompagnata addirittura da una cara vecchia amica, una sua allieva in pratica, ma non ve lo voglio dire. La storia qua, diciamo, quasi non esiste. Ma invece diamo un po' invece un'occhiata al titolo in sé. Vediamo prima la grafica. Se avete già visto il primo Zool ed era fantastico graficamente, non avete idea. Invece qua, nell'episodio numero 2, è ancora più bello. Abbiamo ambientazioni molto originali, colorate e simpatiche, proprio come nel primo capitolo. E non stonano per niente in un videogame come questo, dove il divertimento e l'ironia dominano. E stessa cosa possiamo dire anche dei personaggi. Se il protagonista Zool e la sua allieva sono disegnati bene e anche addirittura migliorati nel design, invece che dire degli avversari? Sono diventati ancora più dettagliati e ancora più carismatici, dal primo all'ultimo. E da questa grafica portata su Atari Jaguar non rallenta per niente. Anche per quanto riguarda il sonoro, la Gremlin si è data molto da fare. Abbiamo da una parte gli stessi effetti sonori che abbiamo sentito nell'episodio precedente, ma abbiamo anche delle musiche di sottofondo che sfruttano molto bene il chip audio della console Atari Jaguar, anche se sembrano un po' troppo da 16 bit, ma chi se ne frega, sono molto simpatiche da ascoltare, vanno bene per accompagnare questa ottima atmosfera videoludica in stile cartone animato. Thank you.
quanto riguarda la giocabilità, Zul 2 che cos'è? È una sorta di platform. Se avete già giocato al primo episodio, qua vi sentirete subito a casa. È più o meno lo stesso identico gioco, sotto tanti aspetti, in cui prendiamo il protagonista Zul, partiamo all'inizio del livello e dobbiamo arrivare alla fine del livello, ovviamente uccidendo tutti gli avversari che ci capitano davanti, a suon di shuriken e di colpi di spada, ovviamente, perché lui è un ninja. Sì, insomma, più che un ninja, sembra più Bruce Lee da come si muove, ma lasciamo perdere. E lui può fare certamente le solite cose, saltare, usare la spada come elicottero per non cadere così nel vuoto, lanciare i suoi shuriken e anche addirittura saltare in testa agli avversari, ovviamente, per ucciderli. Ma dovete tenere presente che ne sono state aggiunte di nuove di mosse. Ne è stata aggiunta una in cui può anche addirittura spaccare certi muri per entrare in certe parti segrete, prendere interessanti punti e power up anche addirittura. E per quanto riguarda il gameplay stesso, è stata aggiunta anche la sua allieva Zun, che ve ne ho già parlato all'inizio, e lei fa le stesse identiche mosse di Zul, soltanto che ha una particolarità: è più agile e certamente è meno forte, ma è un personaggio molto interessante da utilizzare. Ma sicuramente tutti voi vorrete usare Zul, che è il più facile e il più forte da usare. In questo gioco sono presenti anche dei piccoli interessanti mini giochi, che non ve li dico tutti, ma vi dico soltanto che ce n'è uno che assomiglia molto a Breakout. Questo gioco venne premiato dalla critica come il gioco più bello dell'Atari Jaguar, non proprio il migliore, ma uno dei migliori. Questo titolo era stato inizialmente progettato per Amiga CD32, ma visto il fallimento della console, trasferirono su Atari Jaguar il progetto originario e portarono il resto sull'Amiga 1200 e sul computer MS-DOS. Ma purtroppo questo titolo è stato ingiustamente snobbato, perché ormai nessuno voleva più avere a che fare con Amiga o con Atari Jaguar. Ma vi anticipo una cosa: il finale di Zul 2 lasciava la porta aperta a un terzo seguito, ed è da molti anni che noi stiamo aspettando Zul 3, ma ormai ne dubito che uscirà, perché ormai nessuno lo conosce il personaggio. Peccato. Con questo è tutto, vi aspetto alla prossima recensione, gente. Ciao ciao!